Onorevole Garavini, ecco, l'embargo del gas alla Russia può essere di aiuto o un ostacolo per lo sviluppo della transizione ecologica? Teoricamente potrebbe essere di aiuto rispetto all'evolversi della transizione ecologica e quindi al passaggio ad una serie di energie rinnovabili. Però il problema qual è? Quello della tempistica, perché il rischio vero è che un immediato embargo possa creare grossissime difficoltà al tessuto economico produttivo, quindi in soldoni alle nostre imprese. Ecco perché in realtà c'è bisogno di gradualità il più possibile. E il fatto che si stia procrastinando l'embargo non è altro che legato alla consapevolezza che le nostre imprese potrebbero essere messe letteralmente in ginocchio e potrebbero essere costrette non soltanto a ridimensionare la produzione, ma addirittura ad interromperla, con gravi conseguenze chiaramente anche proprio dal punto di vista economico.